Da metà giugno fino a metà settembre, stop ai treni dall'Alto Tevere verso Perugia a causa di alcuni lavori per rendere più sicura la circolazione ferroviaria. Ad annunciare questa nuova serie di interventi è stato l'assessorato regionale ai trasporti. Poco prima di prendere parte al convegno, passato, presente e futuro, ex Ferrovia Centrale Umbra, Reti Ferroviarie Italiane, organizzato dall'associazione Amici del Treno a Umbertide. Nella speranza che le ferrovie RFI faccia velocemente i lavori, dovrebbe finire tutto in tempo con i cantieri del PNRR del 2026. Ovviamente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, sono aumentati moltissimi costi per effetto delle ben note vicende, guerra, aumento delle materie prime, eccetera, però il governo ci ha trovato ulteriori 100 milioni che verranno spesi su tutta la tratta da Terni fino a Sansepolcro per, ripeto, restituire la ferrovia Centrale Umbra ad una ferrovia più moderna. Il convegno ha offerto una importante occasione di riflessione e confronto focalizzato su alcune buone notizie per il futuro della mobilità ferroviaria in Umbria, sottolineando l'importanza di preservare però la memoria storica mentre si guarda avanti verso nuove opportunità di sviluppo. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere delle idee, promuovere delle iniziative che possono avere un ruolo importante di aiuto alla cittadinanza, dal punto di vista dei trasporti, ovviamente, del trasporto pubblico, della ferrovia, ma anche un ruolo sociale che magari con le nostre iniziative possiamo aiutare delle persone che hanno bisogno. L'associazione Amici del Treno rappresenta una risorsa per la conservazione e la valorizzazione dell'eredità ferroviaria. Il primo appuntamento ad Umbertide segna anche un importante passo avanti nella loro missione di educazione e promozione culturale.